Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo che è il quinto appuntamento, la quinta puntata sulla nuova carriera con Sebastian Vettel. Siamo arrivati al round numero 5, siamo arrivati in Spagna dopo la difficilissima gara di Azerbaijan. La situazione della classifica la sapete perché ormai questa sera la state seguendo. Tra l'altro vi ringrazio tutti quelli che tutte le volte mi seguono, lasciano sempre un mi piace e i più fedeli che commentano sempre, i più appassionati che commentano sempre il video, vi ringrazio veramente di cuore uno a uno. Magari nei prossimi video farò anche i vostri nomi, vi ringrazierò personalmente perché ci tengo, perché siete il motore, il vero motore, giusto per restare in tema, di questa serie. In questo caso però i 30 secondi soliti prima di iniziare le qualifiche li prendo per dirvi che cosa, però per dirvi che molto spesso nei commenti anche sotto i video leggo di consigli, alcune volte anche qualcuno che è un po' una mezza critica per quanto riguarda l'utilizzo dell'ERS manuale e l'utilizzo del cambio manuale. Allora, per quanto riguarda l'ERS vi prometto che nei prossimi giorni, appena sarò un attimo anche a casa dal lavoro, cercherò di mettermi sotto e di imparare ad utilizzarlo in maniera manuale, in maniera tale che nei prossimi video effettivamente vedrete anche l'utilizzo dell'ERS manuale. Discorso invece completamente diverso per quanto riguarda il cambio manuale, perché ho fatto un po' di prove, mi sto un po' esercitando, ma è molto complicato riuscire a registrare, non tanto a giocare, che quello vabbè ci può anche stare, però non sarebbe un problema, ma è molto difficile riuscire a registrare utilizzando il cambio manuale. Perché? Perché mentre parlo, e sono uno che parla molto e commenta molto durante la gara, faccio proprio letteralmente fatica a sentire bene i giri del motore mentre sto andando, perché tengo il volume del televisore non troppo alto proprio per evitare di fare troppo casino all'interno del gameplay. E parlando anche continuamente faccio fatica a sentire, a stare concentrato per quanto riguarda il discorso del cambio. Per questo motivo vedremo, sicuramente in questa serie continuerò a tenere il cambio automatico, vedremo però in una futura carriera, probabilmente nella carriera di Formula 1 2018, come però impostare il tutto, magari cambiando un po' la formula anche del gameplay e della registrazione, magari potrei riuscire in qualche modo ad inserire il cambio manuale. Chiuso questo preambolo velocissimo, visto che tutti me lo chiedevate, me lo scrivete nei commenti, quindi spero che da questo momento nessuno più sotto me lo chiederà, ma tanto so che comunque qualcuno me lo chiederà lo stesso, fa niente. A questo punto ragazzi dobbiamo assolutamente recuperare questi 17 punti nei confronti di Lewis Hamilton e speriamo che la Spagna possa essere la gara giusta per cominciare a recuperare dei punti. Chi lo sa, lo scopriremo insieme appunto vivendo questo Gran Premio. Eccolo qua ragazzi, finiscono le qualifiche, mamma mia ragazzi, questa sarà una gara di quelle belle, si spera. Sebastian Vettel, pole position, questa è la seconda pole position di questa stagione con 1:20.509. Praticamente il tempo fotocopia è quello di Kimi Raikkonen che si piazza secondo, quindi doppietta Ferrari nelle qualifiche con un 1:25.135. È dietro di 26 millesimi. Poi seguono le due Aston Martin Red Bull, ragazzi. Sono contento come non mai, speriamo che possano tenere questo ritmo anche in gara perché sono praticamente incollati a noi con un decimo e mezzo e due decimi e mezzo rispettivamente Ricciardo e Verstappen. Seguono poi praticamente anche lì con tempi simili Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sono contento ragazzi perché Lewis Hamilton parte ragazzi dalla terza fila, wow, fantastico, questa cosa è veramente fantastica. Speriamo che possa essere fantastica anche la partenza della gara e speriamo veramente una volta di vincere anche in fuga perché sarebbe bello, ma mai come in questa gara sarà da lottare ragazzi, perché in praticamente 3 decimi e mezzo ci siamo qua dentro tutti quanti, quindi sarà una gara veramente bella. Quindi se ancora non l'avete fatto mettete subito un mi piace qui sotto, supportate la serie. A questo punto bando alle ciance, ci lanciamo in gara. Adesso pioverà di fisso, guarda, ci faccio, scommetto quello che ne vuoi che si viene giù l'acquazzone come non mai, vedrai. Lo sapevo, ma dimmi se non è fatto. Incredibile, ragazzi. Ditemi se non è fatto apposta. Io sono sconvolto, veramente. Diluvia. Dopo un weekend di gara, tutto sotto la luce del sole, arriva la pioggia. Ancora come a Melbourne, a rovinare, a metterci bastoni fra le ruote. Che palle, posso dire che palle, giuro, che palle. Ci siamo ragazzi, è tutto pronto sotto al diluvio qui in Spagna, per la prima volta con le gomme da bagnato, quindi per la prima volta in questa carriera siamo partiti, partenza immediata, cerchiamo di tenere subito in fase di accelerazione, cerchiamo subito con la nostra manovra di tenere la parte interna. Dove cavolo cerca di passare Raikkonen, vorrei saperlo, che ci supera sul lato interno, praticamente salendo sull'erba. Attenzione alle due Red Bull,
che arrivano forte dalla parte interna. Il contatto tra le due Ferrari, contatto tra le due Ferrari con Kimi Raikkonen. Bandiera gialla, bandiera gialla viene dato forse. E oh, okay, che fa? Concentriamoci per il resto. Safety car, ragazzi, safety car con Raikkonen che mi è venuto addosso con veemenza. Attenzione, perché se c'era safety car vuol dire che dietro è successo qualcosa. Fortunatamente, attenzione, perché è finita dietro una Mercedes, secondo me, ragazzi, Ho questo sentore. Vedo Sainz, vedo, non so chi è quello là tra Valtteri Bottas. Forse è Bottas, sarà Bottas o Hamilton. Parte subito molto bene la gara, ragazzi, perché siamo riusciti a tenere la prima posizione. E forse siamo riusciti a buttare fuori una Mercedes, non noi tra l'altro, Però la bagarre, anche perché tra noi non c'è successo niente, non abbiamo fatto niente di illegale. È stata tutta una bagarre dietro. Sto cercando di capire chi c'è dietro, ma non lo capisco, ragazzi. Considerando come funziona il gioco, immagino che almeno un paio di giri li farà la safety car. Tra l'altro ci aspetterà sul rettilineo. Guardate quanto è difficile tenerla, persino andando due all'ora. Eccoci qua, siamo dietro alla safety car. Ci stavo per dire, scaldiamo le gomme. C'è poco da scaldare qua, ragazzi. Allora, non è detto che sia una Mercedes, perché sapete che le Williams hanno lo stesso colore delle Mercedes. Quindi può essere quella penultima auto là che vediamo sul tracciato, o può essere o una Mercedes o una Williams. È facile che sia una Williams, però è anche vero che qua io non vedo per il momento. C'è Sainz davanti a una Mercedes. Speriamo che la Mercedes sia quella di Valtteri Bottas, perché se devo sperare, spero giusto. Certo che in realtà è ancora tutto in divenire, Non sappiamo che ritmo possiamo avere sul bagnato, non sappiamo che ritmo hanno gli altri sul bagnato e non sappiamo dove frenare sul bagnato, che questa è la roba forse più drammatica di tutte. Ok, ragazzi, pronta, adesso basta scherzare, perché adesso si fa sul serio, fra poco si fa sul serio. Siamo noi tra l'altro che dobbiamo far riprendere la gara, quindi la safety car va via, si allontana per rientrare ai box, per lasciare che sia Sebastian Vettel a lanciare il gruppone verso l'inizio vero, il vero inizio di questa gara. Attenzione, perché il motore comincia ad accelerare. Prime frenate, prime prove, attenzione. Dietro Raikkonen è rimasto abbastanza staccato, non è vicinissimo, Vedremo se si avvicinerà alla fine di questa serpentina, anche perché la gara sta per ricominciare, ragazzi. Si riparte in questo momento, partiti, vediamo dov'è Kimi, ovviamente qua non c'è il DRS, non c'è niente, ragazzi. Che sprint dietro, non sono riusciti a restare dietro come avrebbero dovuto. Attenzione, ragazzi, dietro Kimi Raikkonen comunque, che ha subito ripreso un po' di spazio. Non è facile, io non ho riferimenti. Il fatto è che con le gomme intermedie ancora è abbastanza simile trovare il punto di frenata, perché le gomme compensano la perdita di velocità e la perdita di aderenza, ma sul bagnato, come vedete, è come tirar fuori i remi e cominciare a remare. Dai gira, vado un po' largo, attenzione che non riesco a tenerla a contatto con il pilota finlandese della Ferrari, che rimane dalla parte interna. Solo che Raikkonen è proprio un cane, però, mamma, ve lo posso dire. Non molla e vuole vincerla anche lui sta gara, ma è una volta che mi difenda, Difendici una volta. È vero anche che Raikkonen in questo momento, oh signore, dove va la mia macchina? Raikkonen ne approfitta, gli ridiamo il controsorpasso. Sì, ma come si fa a guidare in una condizione meteo del genere, ragazzi? Cioè, ragazzi, fare queste curve qua è difficilissimo, bisogna dosare proprio l'acceleratore in fase di uscita. Cioè, non si può accelerare in curva, bisogna dosare l'acceleratore in fase di uscita dalla curva. Attenzione, perché abbiamo preso un piccolo vantaggio su Kimi, E qua bisogna stare attenti, perché sennò si va via il posteriore, pronto da un secondo all'altro, in un momento all'altro, ad andare via. Siamo lanciati per la fine del quinto giro, abbiamo un discreto vantaggio su Sebastian Vettel, su Raikkonen, 1.39.2, ragazzi, abbiamo fatto subito un record pazzesco. Attenzione, perché sul bagnato Gasly 1.39.1. Cioè, ragazzi, questo dimostra una cosa, io dico sempre, sul bagnato tutte le monoposto sono uguali. Dai, ragazzi. Tra l'altro non c'è neanche la sosta box. Occhio al cordolo che è viscido, miscela grassa. Io qua la sfrutto anche perché ho una marea di carburante, ragazzi. Abbiamo 1.7 secondi di vantaggio sul nostro compagno di squadra. Siamo lanciati in fuga, ragazzi, per la prima volta siamo lanciati in fuga. Eccolo qua il giro più veloce, 1.38.343, Sebastian Vettel polverizza il record precedente di Fernando Alonso e si piazza come il pilota più veloce in gara attualmente. Non ho guardato il distacco da Raikkonen, ma sarà sicuramente cresciuto, ragazzi, Lewis Hamilton, e quindi è in gara. Basta. Hamilton ha infameo, è dentro ragazzi, 1.38.2, ed è lui il pilota più veloce, quindi è lui quel pilota là dietro, è lui.
E a questo punto, ragazzi, l'ansia sale di più, ovviamente, la tensione sale, perché c'è da difendere la posizione ovviamente su Lewis Hamilton, anche se in realtà Lewis è comunque quarto, quinto in questo momento, quinto. E non è ancora riuscito a superare i piloti davanti a lui, non ci sono ancora stati grossi sorpassi dietro, vedo, c'è ancora la Red Bull. Tra l'altro, esso che noto, manca anche una Red Bull all'appello. Eh sì, vedete che i piloti sono 17, ragazzi, nel frattempo non mi segnalano il tutto, ma stanno morendo, un pilota dietro l'altro sta morendo, ma è normale sotto il bagnato, qua sulla pioggia, cioè mi sembra più che normale. Dove sto andando? Lungo? Lungo, ma riusciamo a tenerla fortunatamente. Ecco, la fortuna di andare sul bagnato è che andiamo piano, quindi anche se ci giriamo, andiamo un pochino lunghi, la possiamo riprendere facilmente. Sono i cordoli, vediamo la distanza adesso con Kimi Raikkonen, appena passa sull'indicatore, 3 secondi e 1, ragazzi, siamo comunque guadagnato, nonostante qualche piccolo errore in questo giro, stiamo comunque guadagnando. Cerchiamo di evitare, ragazzi, di fare come il vero Sebastian Vettel, che ad Hockenheim per la pioggia praticamente ha buttato la gara. Oi, eccolo là che vado lungo. Peccato perché stavo facendo un giro pazzesco, Salvo cose clamorose, come vedete la distanza è sempre quella, anzi con Raikkonen sta anche aumentando, 4 secondi e 1 di vantaggio sul pilota finlandese, quindi c'è possibilità, c'è spazio anche per gestirla questa gara. Adesso deve subentrare anche la bravura di Sebastian Vettel, quella che nella realtà per il momento non sempre ha avuto, cioè quello di riuscire a gestire la pressione, quello di riuscire a gestire la gara. Addirittura guardate, meno 6 decimi, si accende un intertempo viola incredibile. Adesso comincia anche ad alleggerirsi il serbatoio e quindi cominciano ad arrivare anche dei tempi migliori. Azione, eccolo qua, 1:37.592. Riprovateci a prendere il record se ce la fate. Mamma mia, ragazzi, che derapata che ho fatto qua. L'ho sentita ancora inizio curva che mi stava per andare via. Infatti ero già lì a controsterzare ancora prima del tempo. Infatti vedete che qua ho perso 2 secondi e 9, ragazzi. Ho perso tantissimo rispetto al tempo precedente, ma anche sti cazzi. Questo forse è il momento della gara in cui avere quei 4 secondi, quei 5 secondi di vantaggio mi deve tornare utile per gestire il vantaggio in questi ultimi giri, ragazzi. 4 secondi e 7 Kimi. Noi, ragazzi, siamo alla fine del penultimo giro con questa piccola scodatina e siamo pronti, ragazzi, ad immetterci nell'ultimo giro di questo Gran Premio, ragazzi, sotto il diluvio qui in Spagna. Questo giro l'ho fatto veramente lento, ma non mi interessa niente, voglio semplicemente arrivare sulla linea del traguardo per andare a festeggiare con i nostri meccanici. Sarà fortunatamente, finalmente, forse, se Raikkonen dovesse riuscire a mantenere la sua seconda posizione, dovrebbe essere una incredibile doppietta Ferrari. Doppietta Ferrari in Spagna, vediamo se riusciamo a farla la doppietta Ferrari. Noi sicuramente siamo primi, ragazzi, ormai lo possiamo dire, a meno che non ci muore il motore in questo momento, ma dubito fortemente, anche perché qua nel campionato non dovrebbe neanche succedere. Siamo all'ultima curva, ragazzi, andiamo a festeggiare sotto al muretto, speriamo che ci siano comunque i nostri meccanici a festeggiare con noi questa terza vittoria, questa incredibile terza vittoria. E vediamo se c'è stata la parata Ferrari, vediamo se c'è la doppietta Ferrari, vediamo subito se è arrivato anche secondo Kimi Raikkonen, ma penso di sì, dai, da davanti. A meno che non l'hanno bruciato sull'ultima curva. Quanto vediamo è il momento del podio. I piloti è un uomo in ma tutta rossa. Ragazzi, dove è finito Raikkonen? Dove è finito Raikkonen? Non ci credo. No, non ci credo, ragazzi, non è vero. È sparito Raikkonen, non ci credo. È secondo Verstappen e terzo Sainz, quindi è quarto Hamilton, non ci credo però, dai. Cioè sembra che lo fanno apposta, ma Raikkonen che cosa ci ha fatto? Cioè che cosa ne abbiamo fatto noi a Raikkonen? Non lo so. Ragazzi, era dietro di me la penultima curva, ma che fine ha fatto Raikkonen? Io sono sconvolto. E in tutto questo andiamo a festeggiare, a brindare. Terzo posto incredibile per Sainz. Quinto. No, ragazzi, non c'è Hamilton. Hamilton è arrivato nono. Non ci ho capito un cazzo in questa gara. Era Bottas, era dentro. Non ci ho capito un cazzo in questa gara. Incredibile. Non ci abbiamo capito niente. C'è addirittura stata delle penalità, ragazzi. Ecco perché. Penalità per Raikkonen e Bottas. Ecco perché, allora era veramente dietro Raikkonen, ma c'è stata la penalità. Comunque, ragazzi, poco importa. Hamilton porta a casa 2 punti, noi ne portiamo a casa 25, ragazzi. 25. Vediamo un attimo il replay della gara, che voglio vedere cosa è successo all'inizio, Guardate che belle, tra l'altro, le immagini sotto la pioggia. Guardate queste immagini del replay. Partivamo noi in prima posizione con la numero 5, guardate. Partenza abbastanza buona del gruppone, guardate. Subito ho cercato di chiudere l'interno. È passato sull'esterno.
Kimi Raikkonen, vediamo dietro, gli è successo qualcosa? Qualche contatto? Perché poi è entrata la safety car. Però no, non è successo niente con le due Mercedes. Cos'è che... Eccolo lì, probabilmente era Hamilton allora. Non ho guardato bene se era Hamilton, sarebbe da cambiare pilota. È successo un patatrack qua. È successo quel patatrack lì e si sono impantanati in realtà. L'incidente mi sa che è avvenuto dietro. Eccolo là, esatto. C'è stato quell'incidente qua in fondo, ragazzi. C'è stato l'incidente qua in fondo da parte della Williams che si è creato una specie di tamponamento, tutti dietro sono arrivati. E a questo punto, ragazzi, guardiamo la classifica ed è fantastica, perché in una volta sola praticamente prendiamo la testa del mondiale. Eravamo a meno 17, saliamo 87 punti e siamo a più 6 rispetto a Lewis Hamilton, che a questo punto è lì tallonato con Kimi Raikkonen, prende soltanto 2 punti in questo Gran Premio. È stato qualcosa di fantastico. Nella costruttori siamo a più 36 sulle Mercedes, quindi da questo punto di vista abbiamo anche un discreto vantaggio. Ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, perché è stata una gara veramente incredibile, veramente al cardiopalma. Penso che nel finale non ci ho capito un cazzo e si è visto che non ci ho capito niente. Abbiamo stato come un thriller, no? Quando si arriva alla fine si scopre la verità, che sembra una cosa poi un'altra, poi alla fine si scopre la verità più incredibile. Così è stato anche questa volta. Il prossimo Gran Premio, ragazzi, sarà Monte Carlo, quindi andiamo in una situazione veramente drammatica, una situazione difficilissima. Sarà un Gran Premio che non oso immaginare neanche quanto possa essere difficile. Quindi questa vittoria, questo nono posto di Lewis Hamilton, arrivano a fagiolo, perché ci danno un minimo di tranquillità rispetto a quella gara, anche se Monte Carlo dobbiamo assolutamente portare a casa dei punti. Non dico che dobbiamo vincere a tutti i costi, ma bisogna portare a casa dei punti. E niente, ragazzi, ripeto, commentate qui sotto, fatemi sapere la vostra, ditemi come vi è sembrato questo incredibile Gran Premio. Lasciate un mi piace, ragazzi, sfondate, come dice sempre mezzo, il tasto del mi piace per supportare la serie. Se siete qui per le prime volte, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale, mi sembra più che ovvio. Noi ci vediamo a Monte Carlo, ragazzi, quindi sono pronto a fare un piccolo viaggio, potrei anche andare in auto, neanche in aereo, per raggiungere Monte Carlo. Alla prossima!